Una vittoria importantissima per la classifica, ma anche per il vostro morale, la vittoria della maturità, dell'intelligenza tattica, perché questo è il derby più sentito per voi, ce lo racconti? Sì, siamo una squadra di pazzi, ormai non abbiamo più aggettivi per descrivere questa squadra. Abbiamo passato un periodo difficilissimo nella prima parte di campionato fino a dicembre. Adesso con l'arrivo del nuovo mister abbiamo trovato una nuova identità e stiamo mettendo in pratica tutto quello che ci dice. Un altro derby portato a casa dopo quello contro il San Michele, di nuovo al Cardio Palma, una partita bellissima, siamo stremati anche perché eravamo in difficoltà per vari acciacchi, Alessandro Marolla che è stato recuperato all'ultimo, però alla fine questa squadra ci mette il cuore, siamo uomini prima che giocatori e questo è il premio per tutti noi. Questa partita insegna che potete battere anche la squadra più in forma del campionato, quindi si va con lo spirito giusto a caricarti sabato prossimo. Beh, sicuramente adesso dobbiamo pensare a recuperare le forze, ci godiamo questi due giorni per quello che abbiamo fatto oggi, però poi da lunedì subito testa alle prossime due partite che sono per noi molto difficili, sia contro i Canicati poi in casa contro il Taranto, quindi abbiamo una bella prova, un'ulteriore prova di maturità per noi, speriamo di fare qualche punto. Dal tuo arrivo solo risultati positivi, oggi una grande vittoria, la cura con la Iani sta facendo effetto. Ti ringrazio, sì, una grande vittoria contro una grande squadra, lo dice la classifica. Quindi merito ai ragazzi che si stanno sacrificando. Come visto, avevamo un cambio perché Marolla ha avuto di nuovo il problema al ginocchio. Quindi ho la fortuna di avere un gruppo eccezionale di ragazzi che si stanno sacrificando da circa 5 settimane in una maniera incredibile. Quindi merito a loro. Possiamo dire che la pazienza, l'organizzazione di questa squadra che sembra essersi ritrovata, perché i valori li ha sempre avuti, hanno fatto la differenza, Odric, contro un avversario davvero forte. Sì, un avversario forte, quindi bisognava fare una fase di non possesso intelligente, l'abbiamo fatta nonostante veramente tanto sacrificio, perché con un cambio i ritmi erano elevatissimi, loro sono molto bravi uno contro uno, organicamente anche, stavano benissimo, quindi è stata veramente dura, però alla fine il risultato ci ha dato ragione, ci godiamo un altro weekend di tranquillità. A Canicattì con quale spirito si va? Si è consapevoli che si affronta una squadra che lotta per la promozione, ma questo palo può fare risultato su qualsiasi campo. Beh, lo spirito deve essere battagliero, lo sport è bello per questo, si va, ce la giocheremo, proveremo tutte le nostre armi, se l'avversario è superiore faremo i complimenti e torneremo a casa. Sappiamo che affrontiamo la prima o la seconda, ora non so i risultati, quindi comunque una squadra al vertice, quindi sappiamo che è una partita difficile, ma ci proveremo, noi ci proveremo con tutte, poi capiremo alla fine che cosa accadrà.